Una parola per noi. Commento al Vangelo della domenica a cura di Don Piero Rattin. Buongiorno. Tipico della fede cristiana è l'amore per Dio e per il prossimo. Talmente tipico da costituire di due un unico comandamento. Ma perché non c'è data l'alternativa? O Dio o il prossimo? In effetti c'è chi sceglie o l'uno o l'altro, o si illude di amare Dio disinteressandosi del prossimo, oppure presume di amare quest'ultimo ignorando Dio. Mi riferisco al cristiano che frequenta la chiesa, ma poi non ha il minimo di comprensione per i suoi vicini, o che di fronte al fenomeno delle immigrazioni ragiona dicendo se ne stiano a casa loro, dopo aver premesso ovviamente a parole: ah, io non sono razzista, sia chiaro. Oppure ancora si comporta da autentico strozzino. No, noi cristiani non possiamo affatto permetterci tali comportamenti, quale che sia il nostro prossimo. Dovremmo cambiare religione in tal caso, perché quel Dio in cui diciamo di credere parla chiaro. Conosciamo la sua sensibilità per le persone, specie se sono disagiate, svantaggiate. Ce la richiama la prima lettura: non molesterai il forestiero, non lo opprimerai, perché anche voi avete provato cosa vuol dire essere forestieri. No, chi ha una mentalità razzista, arrogante, integrista, non si trova bene con questo Dio. Lo cambi. Ne scelga un altro, ammesso che lo trovi. Sull'altro versante c'è chi si illude di amare il prossimo ignorando completamente Dio. A che serve pregare, andare a messa, ascoltare il Vangelo, fare la comunione? È il prossimo che si deve aiutare, fatti, non parole. Ma scusate, chi di noi è esperto in fatto di amore? Chi ha in sé la carica per amare sempre, soprattutto quando costa? No, non è possibile amare veramente nel modo giusto, in continuazione, specie quando è difficile amare, se non ce lo lasciamo insegnare da colui che è l'amore in persona, il nostro Dio. Coloro che dopo essersi promessi eterno amore si separano alla minima difficoltà, o quei tali la cui disponibilità nel volontariato si esaurisce in fretta, se coltivassero una forte relazione d'amore con Dio, arriverebbero a tali risultati? Ecco perché quei due comandamenti vanno insieme e fanno un tutt'uno. Il primo dà la carica, la chiarezza, la generosità per osservare il secondo, e questo dal canto suo offre il criterio di verifica per valutare se è autentico il primo. Non separiamoli, sarebbe tutto a nostro danno, oltre che a disonore di Dio. Buona domenica. Una parola per noi. Commento al Vangelo della domenica a cura di Don Piero Rattin.